Recentemente mi è capitata un'opportunità bellissima, doppiare un personaggio in un film di animazione, Mavka e la foresta incantata, disponibile al cinema dal 20 aprile. Per il mio settimanale video di disegno quindi mi ispirerò ai personaggi del film per una sfida molto interessante. Progetterò un'immagine simmetrica e realizzerò le due metà, una in tradizionale e l'altra in digitale, impiegando in entrambi i casi massimo 2 ore di tempo. Quale sarà il lato migliore? Beh, lo scopriremo. Vorrei iniziare subito con la bozza, quindi ne approfitterò per parlarvi un po' del film mentre la realizzo, così da farvi un po' più capire i motivi delle mie scelte. Mavka e la foresta incantata è una produzione ucraina realizzata da Animagrad e distribuita da Notorious Pictures. Mavka è una ninfa della foresta ed è incaricata di proteggerla dai nemici esterni, tra cui vi è l'espansione degli umani. Le cose si complicano quando si innamora proprio di uno di loro, Lucas. Il mio personaggio invece, Ondina, vede Mavka come una rivale perché ambisce a diventare guardiana della foresta al posto suo, quindi questo è anche il tema del mio disegno: da un lato Mavka, buona e gentile, e dall'altro la rivale Ondina, più pungente e concreta. In pratica questa è la mia idea per la bozza, che adesso sto cercando. Ecco qua. Trovo che Mavka e Ondina, con le loro visioni diametralmente opposte, si completino un po' a vicenda. Inoltre, un rivale agguerrito ha anche la funzione di amplificare ed esaltare le qualità del protagonista. Interpretare Ondina per me è stato davvero entusiasmante, perché mi ci rivedo, no? Nella figura ambiziosa e competitiva che lei è. Per certi versi siamo simili, per altri meno. Tipo, guardate lei quanto è femminile. E poi guardate me. E poi devo ammetterlo, sono tanti anni che mi approccio al mondo del doppiaggio in modo amatoriale. Quindi entrare in uno studio di doppiaggio vero è sempre stato un po' un sogno nel cassetto, no? E poi negli anni comunque ho continuato ad allenarmi, no? Sull'uso della voce. Quindi io ci spero davvero tanto di aver fatto un buon lavoro. E infatti, prima di andare avanti, vi lascio qualche clip che abbiamo girato in sala mentre doppiavo. Sarà in giro a saltellare tra i crocchi con Swampy anche questa volta? Tutte parole a caso. Cosa? Decorare la sua ascia con dei fiorellini? So io cosa dobbiamo fare. Combattere! Vabbè dai, stavo già un po' Orazio, filma tutto. Sì, questa non era al massimo delle sue potenzialità. Deve esserci stato un grosso errore. Perché gli spiriti non hanno scelto la creatura più forte? Se lui è un guardarumori, io sono la nuova custode della foresta. Cerco di gesticolare di più se volete, eh. Con lei come custode, la nostra foresta sarà in pericolo come mai prima d'ora. Personalmente sono veramente contenta di aver preso parte a questo film. Trovo che sia importante supportare gli studi d'animazione europei e giovani che riescono a farsi notare. Inoltre le tematiche del film sono molto importanti, a favore dell'ambiente, contro la guerra, quindi nel mio piccolo spero di aiutare il più possibile la sua diffusione. Ma senza ulteriori indugi passiamo quindi a questo disegno. Però prima dell'effettivo inizio della sfida ho voluto fare una cosa: preparare uno schema colori in digitale, questo per non rischiare di rendere l'immagine incoerente. A me piace molto questa idea di buttare giù la colorazione approssimativa giusto per farmi un'idea, la trovo estremamente d'aiuto e lo faccio con quasi tutti i miei disegni, digitali o tradizionali che siano. Finita questa bozza di colore, sono passata poi al trasferimento della bozza fatta in digitale sul foglio di carta. Conclusa l'intera preparazione, non restava che dare il via all'effettiva sfida. La prima parte sarà dedicata a Ondina, rigorosamente in tradizionale perché tra le due lei mi sembra quella più legata all'idea di tradizione. Ho iniziato quindi alle 7 in punto, ci credete? Assolutamente no, vabbè, facciamo finta che fossero le 7 in punto, iniziando a stendere i colori piatti sul personaggio. L'idea era quella di attenersi vagamente allo schema colori fatto in precedenza, che stavo consultando direttamente dal cellulare, ma senza rispettarlo in modo categorico, ecco. L'obiettivo non deve essere quello di ottenere quell'esatta tinta precisa, anche perché avendo solo una gamma limitata di pennarelli è quasi impossibile farlo. Poco più di mezz'ora e io ho appena finito di stendere i colori piatti coi pantoni. Direi che questo è il momento perfetto, anche per non perdere ulteriore tempo, per passare alle matite colorate, per aggiungere un po' di tridimensionalità. Solitamente non sono troppo amante delle matite colorate, soprattutto quando lasciano tratti spessi e ruvidi, ma stavolta ho deciso di fare una prima passata un po' approssimativa per poi andare a rifinire e omogenizzare man mano che andavo avanti. Penso di aver valorizzato molto di più i capelli di Ondina e anche la boscaglia attorno a lei è diventata accesa e vibrante, anche per enfatizzarne l'effetto fiabesco, perché ricordiamo che nel film ci sarà modo di incontrare tante piccole creature che popolano la foresta magica di Mavka. Inoltre la primavera è appena arrivata e la natura è pronta a rinascere in un arcobaleno di forme e colori. E se vi steste chiedendo il motivo degli alberi rossi, beh, sono un po' la mia fissa. Mi piace troppo l'idea di associare oggetti con colori un po' inaspettati. Resta quasi una mezz'ora, quindi io direi di passare al mio ultimo marchio di fabbrica
che sono i tratto pen colorati. Quando si tratta dei contorni non c'è niente di più bello dei tratto pen colorati per sottolineare la tridimensionalità di alcune forme. Di solito questa è la parte che preferisco del disegno, quella in cui ogni cosa diventa bella all'improvviso, mentre prima è tutto un beh, speriamo che alla fine venga bene, e invece poi funziona per qualche motivo. Ultimo tocco conclusivo, un po' di penna bianca per aggiungere rugiada e riflessi vari, in particolare sul vestito della ninfa. Eccoci qui! 2 ore sono passate, io ho finito il disegno perfettamente in tempo. Eccolo! Oh, non ho dovuto neanche sforzarmi. Precisa! Quindi la prima parte dell'illustrazione è finita e io direi di mettere da parte il foglio e prendere invece il tablet. Ma prima nulla mi toglierà la mia pausa pranzo. No, no, no. Sandwich. A few moments later. Bene, finita la pausa pranzo, la cosa divertente è che adesso mi vedrete invertire drasticamente il processo. Mentre prima avevo iniziato dalle tinte piatte, stavolta si parte dall'inchiostro. Il motivo è presto detto: in tradizionale, se il line art non è fatto a china, si rischia di rovinarlo stendendoci sopra del colore che poi potrebbe farlo sbavare. In digitale, invece, avere linee belle pulite è un vantaggio gigante all'inizio, visto che poi per fare le campiture basta trascinare il colore dentro alle aree chiuse e trascinarlo ancora e ancora e ancora e ancora. Stesi i colori piatti sulla bella mavca, ho dato delle lievi sfumature per cambiare la tonalità di alcune zone e poi sono passata alle ombre. Lavorare in digitale per me è una pacchia, perché puoi fare le stesse cose che fai in tradizionale ma con molti meno impedimenti. Ti è venuta male un'ombra? Pace, la cancelli. Puoi sempre rimettere mano a ciò che hai fatto e questo comunque è un grandissimo aiuto. Il mio obiettivo con questo video era arrivare a 2 colorazioni abbastanza simili tra loro. E nel caso del digitale la cosa buffa è che ci sono riuscita con ben 40 minuti di anticipo sulla tabella di marcia. E che faccio a questo punto? Continuo? Perché forse non c'ha tanto senso. No? Sarei potuta andare ulteriormente avanti, ma ho pensato di sfruttare i 40 minuti restanti per scattare una foto, sedermi al computer e unire finalmente Mavka e Ondina in un'unica immagine. E quindi finalmente posso mostrarvi l'immagine completa. Eccola qua! Che dire, è stato un test divertente. Non si nota particolarmente che i disegni siano stati fatti con 2 tecniche diverse. Secondo me si integrano bene. Poi, vabbè, ovviamente il concepimento è stato fatto assieme. Però non staccano troppo. Secondo me funziona. Alla fine ho voluto aggiungere anche questo simbolo, no? Che divide Mavka e Ondina al centro, questa spirale. Vi spiegherei il motivo per cui l'ho messo, però forse sarebbe un po' spoiler. Quindi se volete scoprirne il significato, l'unico modo è andare a vedere il film. Lo trovate al cinema dal 20 aprile ed è un film adatto a tutti, famiglie, bambini. Quindi se andate a vederlo, scrivete un commentino qua sotto. Fatemi sapere se vi sono piaciuta. E niente, sono appena stata all'anteprima del film, mi è piaciuto molto e spero che piaccia tanto anche a voi. Nel frattempo io e la ninfa Ondina vi aspettiamo al cinema per Mavka e la foresta incantata. Lasciate un commentino qua sotto al video facendomi sapere quale delle 2 tecniche vi è piaciuta di più, quella tradizionale o quella digitale. Grazie ancora per aver visto il video, io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!